Benvenuti, perché quest'oggi il Signore vuole parlare al nostro cuore, perché il Signore vuole donarsi anche a noi che viviamo in questo mondo, su questa terra, in mezzo a tante difficoltà, ma ci invita a non aver paura, perché io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E per essere degni di celebrare questi santi misteri, riconosciamoci peccatori e bisognosi del suo perdono. Signore, luce dei genti, abbi pietà di noi. Cristo, Salvatore del mondo, abbi pietà di noi. Signore, Figlio di Dio vivente, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E non potranno più valere.
ridacce d'altre. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate l'inno al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Thank you.
In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura dei uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate da me, voi annunciatelo alle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna che è l'anima e il corpo. Due passi non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il potere del Padre rosso. Perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passi. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è in cielo. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nel cielo. Parola. Carissimi fratelli e sorelle, quest'anno 2020 abbiamo vissuto una quaresima infamile, non solo, ma anche la Pasqua. Siamo stati costretti a vivere la vita. Ma quando dopo il 18 di maggio c'è stata la possibilità di aprire le chiese, di accogliere, anche se in maniera distanziata, allora siamo giunti proprio alla solennità dell'ascensione. Sì, non abbiamo potuto gustare in maniera personale la Pasqua, ma già nella solennità dell'ascensione abbiamo guardato questo Gesù risorto che sale al cielo per fare per preparare un posto per ciascuno di noi. E dopo la solennità dell'ascensione, ecco la Pentecoste. Gesù sale dal cielo che manda lo Spirito Santo sugli apostoli e su tutta la Chiesa, compresi anche noi. E dopo la Pentecoste, ecco la Santissima Trinità, il mistero dell'amore. La Trinità non è altro che il mistero dell'amore, amore delle tre persone, dell'unico. E infine abbiamo celebrato anche la festa, la solennità del corpo e sangue di Cristo, cioè la festa, la solennità della messa, della celebrazione dell'Eucaristia, la solennità in cui abbiamo capito che Gesù si è salito al cielo, ma e ha voluto rimanere qui in mezzo a noi per donarsi a noi continuamente. Ogni volta che noi vogliamo ricevere e mangiare il suo corpo per sostenere il nostro spirito, la nostra vita di cristiani. E oggi comincia questo tempo già cominciato, ma da questa domenica in poi voi vedrete il colore verde delle vesti del sacerdote, il colore della speranza. Ma proprio in questa domenica, dopo tutte queste solennità, che cosa ci dice il Signore? Ci manda in missione. Tutto questo che abbiamo vissuto in questo periodo serve a questo, ad essere anche noi missionari. Non possiamo rimanere inermi, dobbiamo annunciare che Cristo è morto e risorto, che Cristo è presente in mezzo a noi, che Cristo è vivente. Annunciamo la nostra vita, questa grande e gioiosa verità. E però potremmo dire, ma come facciamo? Noi siamo piccoli, siamo deboli, noi non abbiamo la capacità, non abbiamo paura, ci dice il Signore, e ci presenta
figura oggi nella liturgia del profeta Geremia, il quale era stato inviato dal Signore a parlare con il suo padre. Ma quello che Geremia annunciava diventava qualcosa di inaccettabile per la mentalità umana, per quelle diversità. Ma non ha paura, perché il Signore dice: io sono con te, vai, sono con te. Anzi, a un certo punto ci dice questo brano del profeta: cantate l'inno al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. E il brano di Vangelo comincia proprio così, con queste parole: non abbiate paura degli uomini, voi dovete essere gli annunciatori della verità, dell'amore di Dio. Non abbiate paura. Sì, possono anche uccidere il vostro corpo, ma non potranno uccidere la vostra anima, cioè il vostro amore che avete creato dentro di voi, che avete continuamente ravvivato dentro il vostro cuore. Non abbiamo paura. E allora, carissimi fratelli e sorelle, al termine di ogni celebrazione eucaristica, domenicale, ma anche feriale, per chi partecipa, non dovremmo uscire dalla chiesa dove siamo stati radunati come popolo di Dio, dovremmo uscire con questa volontà, con questa forza dell'annunciare. A un certo punto abbiamo pregato all'inizio della messa, ricordate le parole che abbiamo detto, di non vergognarci mai della nostra fede. Non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con tutta franchezza il tuo nome, oh Signore, davanti a tutti gli uomini. Se la verità tutti coloro che partecipano alla messa madre e da altri che si professano cristiani, davvero non ci vergognassimo di esprimere, di non comunicare la nostra fede. Forse questo sarebbe la migliore testimonianza e forse anche il modo più bello per far scoprire l'amore di Dio e l'amore del Cristo Figlio di Dio, che è morto e risorto per noi. Ed ecco che cosa vorrei augurare a me, ma anche a voi, carissimi, e cioè di non avere paura di essere missionari nella vostra famiglia, nel posto di lavoro, tra gli amici, tra i parenti, essere missionari, annunciare che cosa? Questo Cristo è morto, ma è risorto, Cristo è vivente. Se non abbiamo questa convinzione, anche a partecipare alla messa, a che pro, ecco, magari ci facciamo per segno di croce oppure pronunciamo qualche preghiera. Se non abbiamo questa fede e non la annunciamo anche agli altri, auguriamoci davvero che possa avvenire questa testimonianza senza vergogna.
Credo in un solo Dio, Padre, e amore di tutte le nostre figlie e figli. Credo in un solo Signore Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio per la vita, luce per la luce, Dio vero per la vita, generato. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Dopo la cena allo stesso modo presso il calcio, di rese grazie con la testa lo diede al suo discepolo e disse: prendete e bevete questo dei calci del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per te in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
concedi la pace al nostro popolo e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni tuo amore, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai cuori vostri, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi a quelli nei secoli, la pace del Signore sia sempre con noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono io di partecipare alla presenza, ma mi sono dato la parola che io non ho salvato. Thank you.
O Dio, che ci hai rinnovato con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione al Santo Mistero ci ottenga